35-18, se non erro, poi chiederò conferma. Nazionali ed internazionali con questi titoli che ormai vinci a gogo, ma grazie anche a te per la presenza qui a Florida. Io parto dal retroso
perché voglio fare i complimenti all'organizzazione della Strafamiglia, che sono spettacolari ogni anno, e non potevo non venire dopo l'invito perché c'era un record da battere dall'anno scorso. Quindi è un anno che ci sentiamo. L'hai battuto. Hanno spostato la gara, ho dovuto spostare il mio riposo perché ero in pausa, e avevo promesso in conferenza stampa, avevo dichiarato, il record sarà demolito, però non vincerò la gara perché sapevo gli avversari. È stato completamente abbattuto il record. Ci ho provato, come avete visto, sono ragazzi che hanno 20 anni, giovane promesse dell'atletica siciliana e non solo, a livello nazionale e internazionale. Io con le mie 43 primavere mi sono difeso, ho voluto dare spettacolo. Con il doppio degli anni, non è un problema. Dovrebbe fare il doppio del tempo, ma invece li ho attaccati perché bisogna dare spettacolo in queste gare. È così che deve essere, perché un'organizzazione così merita solo questo, spettacolo. Siamo qui con Alessia Cuccito, vincitrice di questa terza edizione della Strafamiglia, battuto anche da parte sua il record. Provinciale e regionale. Grazie a Gianluca Borgione, a tutta la società, a tutta la